Nuovo blitz di carabinieri e polizia, questa volta contro i clan radicati nel Reggino, egemoni nelle zone di Africo, Brancaleone e Bruzzano Zeffirio. 46 le misure di custodia cautelare disposte dalla direzione distrettuale antimafia che ha sgominato i casati di mafia Palamara Scriva e Mollica Morabito. L'operazione, nome in codice Banconuovo, ha colpito anche diverse nuove leve che, secondo le ipotesi investigative, si erano riorganizzate dopo la Pax mafiosa a seguito della faida di Motticella di Africo. Il controllo dell'economia locale e dei lavori pubblici della zona era esercitato dalle famiglie di 'Ndrangheta secondo un nuovo accordo che la DDA, guidata da Federico Cafiero De Raho, ha identificato col nome di CUMPS. Una sorta di cellula criminale attiva a Brancaleone di cui per la prima volta si sente parlare. Sempre in questo piccolo centro del Reggino, il cui consiglio comunale è stato successivamente sciolto per mafia, è stato rilevato il controllo dei fratelli Alati nei lavori per la rete idrica e fognaria attraverso le minacce al sindaco Francesco Moio, proprio mentre era in corso una riunione di giunta nel luglio del 2014. Cosa significa CUMPS? Beh, CUMPS è un'espressione che alcuni aderenti ai sodalizi criminali di Brancaleone si sono dati per stare a significare cumpari. È un'espressione un po' così americanizzata che sta a significare cumpari. Noi sappiamo cosa vuol dire cumpari nel gergo 'ndranghetistico, sodali associati facenti parte di un gruppo. Noi abbiamo ritenuto di dover dare questo significato. Cosa succede nel municipio di Brancaleone il 10 luglio del 2014? Tra i vari episodi che sono stati oggetto di contestazione, vi è anche un'irruzione da parte di appartenenti al Banconuovo di Brancaleone, cioè a questo nuovo gruppo 'ndranghetista che fa irruzione nel comune, e in particolare entra in una riunione di giunta al sindaco, al vice sindaco, all'assessore. Si rivolgono ricordando che i lavori riguardanti la rete fognaria e la rete idrica sono lavori che devono essere affidati soltanto a loro, agli uomini dell''Ndrangheta, agli uomini dell''Ndrangheta che operano in quel territorio. Agostino Pantano per la CNews 24.